Bentornati a tutti ragazzi e ragazzi, sono Xer Max e oggi siamo ritornati sul grandissimo Crash Bandicoot. Nello scorso episodio abbiamo affrontato il più grande boss della storia dei giochi da PlayStation 1, Papu. Oggi siamo col grande gruppo Rolling Stone, ma non credo che sia il gruppo perché sarebbe il secondo boss. Vi immaginate Crash Bandicoot contro i Rolling Stones? No, direi lasciamo stare. Quindi io direi, senza indugi e bando alle ciance, incominciamo a Rolling Stones. Secondo me c'entrano le pietre. Boh. Vediamo. Ok, siamo sempre nella nostra bellissima foresta. La piantina. Tutto tranquillo per adesso. Ok. Ho il bonus. Mascherina, buongiorno a lei. Come sta? Mi dica un po'. Perfettissimo. Andiamo avanti. Allora, sempre di molte parole, mascherina, come sempre. Ok, allora, proseguiamo. Boom. Che cavolo è quello? È nuovo questo, ragazzi. Non avevamo la bombolona sexy prima. Scusi. Una vita sempre meglio di niente. Prima 5. Ok. Punti di controllo, niente male. Boh, non è così. Ok. Abbiamo distrutto il mondo. Allora, mascherina livello 2. Niente male. Sì, questo è un problema. E io che volevo prendere qualcosa, vabbè. Avrei fatto saltare tutto, sì. Molto probabilmente. Direi sì. No, non faccio saltare niente. Non faccio saltare tutto. Bravo Ale, bravo! Allora, punto di controllo. Ok. Ah, oh, minchia, adesso si muove. Sì che aumenta la difficoltà. Ecco, perfetto. Va bene. Abbiamo questo. Però non ho capito che cavolo era quell'altro. Vabbè, poi vediamo. Ok, pian pianino, due funghi, ma se prendo il fungo divento, no dico, stavo per dire una cagata, quello come ci arriva a prenderlo? Sì, ce la potrei fare, salto, ce l'ho fatta. sì ragazzi, questo era impossibile, perché o morivo per lo più, o, vabbè, lasciamo stare, va? Pigliati un po' di pausa, la Crash. Calmi, adesso ce la facciamo. Allora, uno. Queste scimmie in sottofondo, vabbè. No. Ho sbagliato la tempistica. Allora. Ok, questi fanno questo. Noi ci buttiamo. Aspettiamo. Adesso andiamo. Perfetto. Sì, lasciamo stare le mele, va. Ok. Alto. Perfetto. Alto. Ma vai a cagare. Sì. Va benissimo, anche oggi siamo come nello scorso livello. Ci stiamo facendo vedere per i pro gamer che siamo. Va benissimo. Concentrazione, su via. Teniamo la calma. Dio quanto è giusto. Quanto mi faceva salire il nervoso sto gioco, mamma mia ragazzi. Altro che Super Mario, Crash Bandicoot è qualcosa di più difficoltoso, credo. I boss sono incredibilmente. Vabbè, lasciamo stare, va. Adesso! Vai a cagare, ce l'abbiamo fatta. Ok, va bene. Allora, adesso prendiamo un bel tempismo. Ok? Ok, grandissimo, ora ce l'abbiamo fatta questa volta. Ed è il boss, l'abbiamo anche preso. Via, non ci fermiamo più adesso. Però che cavolo era quell'altro? Boh. Allora. Ecco, questo è un problema. Ecco, perfetto, mo. Ok. Va benissimo. No. Ok. Allora,
1, 2, 3. Ecco, questo è un buon casino. Me la son presa nel fondo schiena. Me vai a fangu, sammela. Sì. Va bene. L'abbiamo sprecato un bo- ho sprecato un bonus così malamente, io non ci voglio credere ancora. Vabbè. Dirla a volte che sono, mamma mia. Moriamo anche. Qualcos'altro? No, eh. Devo anche salvare. Vabbè. Ok. Adesso finiamo il livello tutto di corsa, via. Ok. Puzzola. Vai a puzzolare da un'altra parte. Qua. Questo. Ok, abbiamo finito almeno il livello. Non ho ancora capito che cavolo era quella cosa là. Vabbè. Il nostro bel sospiro di sospiro di sollievo. Vediamo. Boh. Oh, wild. Ok. Non so cosa sia. Perché con la faccia è un cinghiale? Ah, ok, io avevo capito. Era bruttissima la sua faccia. Va bene. Ah, sì, qui quando volevo collezionare le scatole mi innervosivo troppo. Ok. Ecco, appunto. Grandissimo. Mamma mia. Però non si può vedere che Crash fa così su cinghiale, dai. Dai. Allora, questo mi è sorpassato, Salto. Sì. Sinistra, poi destra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfetto. Sinistra, destra, vita. Ok, destra. Chi se ne frega, ricordate che arriva il pubblicatore che riesco a questo livello. Andiamo. Salto. Ok, ci abbiamo fatto superarlo. Questi sono difficilissimi da sperare. Tamburo. Boing. Dai, Pumba! È un cinghiale, ma per me va bene come Pumba. Ok, secondo punto di controllo. Per adesso. Liscio per adesso. Ok. Uff. Oddio. Un cinghiale arrosto. Va bene. Un altro. Ma poveri, dai. Mi fate venire un trauma al cinghiale. A Pumba. Ormai lui è Pumba per me. Salto. No, eh. Non salta. È stato traumatizzato, dai, vedete, mi traumatizzato ogni volta forse sta scenetta è impossibile, non ridere. Allora. Andiamo avanti. Attivato. Bene. Ok. Non guardare! Salta e non guardare! Ti fermare. Salta. Ok. Questa volta questo qua l'abbiamo saltato. Sì, ce l'abbiamo fatta. E adesso? Ok, non so il perché hanno fatto calare la tenda. Va benissimo così, ragazzi. No, voi non avete visto nulla. Ok. Native Fortress. Io direi che per oggi va. Sì, per oggi va bene così, ragazzi. E vi direi, sto ancora pensando alla faccia di Crash con quel cinghiale. Io vi direi, grazie per aver visto questo video, condividetelo, metteteci mi piace, commentatelo e come ho detto prima condividetelo, passate alla pagina di Facebook, il link lo trovate in descrizione. Grazie per aver visto questo video di Ritorno alle Origini e noi ci vediamo ad un prossimo video. Saluta Crash, no, sta ancora pensando anche lui al cinghiale. E Shagari.